Il mondiale di sci alpino al Via Jerez Schlamming in Austria ha visto la bruttissima caduta di Lindsay Vonn, una delle favorite. Sulla pista ghiacciata di Planai, l'americana ha già chiuso la sua esperienza mondiale. La Vonn è stata trasportata in elicottero nell'ospedale vicino, dove verrà sottoposta a intervento chirurgico per la rottura dei legamenti del ginocchio e frattura del piatto tibiale. Ancora risuona il suo urlo di dolore a 50 secondi dalla partenza, quando la regina del Super G, in ritardo di 12 centesimi rispetto alla rivale Tina Maze, non ha gestito l'unico salto del percorso. È atterrata malamente sullo spigolo interno dello sci, il ginocchio non ha retto e la 28enne americana è carambolata più volte su se stessa. Un volo agghiacciante che ha fatto trattenere il fiato a migliaia di spettatori presenti e telespettatori in diretta TV. La Vonn forse non scierà più, potrà però consolarsi nel mondo dello spettacolo che già frequenta assiduamente tra partecipazioni a show televisivi e performance come modella di intimo. La statunitense fa parte della pattuglia delle bellone super sexy divise tra sport e mondanità, che agli applausi dei fan dello sci preferiscono quelli della platea televisiva. Un esordio negativo per il mondiale tra ritardi per la nebbia incalzante e il ghiaccio sulla pista. Sul podio la sua rivale di sempre, la bellissima Tina Maze, che si aggiudica il primo oro della competizione internazionale con 1:35:39.